Ripartiamo un attimo dall'inizio, poi torniamo al tema del lavoro e della disoccupazione. Provvedimento approvato salvo imprese, salvo intese, sblocca paese, semplificazioni. Siete soddisfatti? Ma mi pare che alcuni dei nodi più problematici siano stati risolti. Adesso vediamo il testo, perché io non ero presente alla riunione. Certo. Che si è conclusa molto tardi ieri sera, dunque non sono in condizione di dare un giudizio complessivo. Avevamo posto alcune questioni, su alcuni temi mi pare che ci sia stato un passo avanti, vediamo come sarà il testo definitivo. Avevamo detto sostanzialmente una cosa, lo dico in mezzo minuto, e cioè che semplificare, rendere più rapide, più efficaci, più veloci le procedure per far ripartire il paese nell'interesse delle imprese, dei cittadini e delle cittadine era giusto e necessario. Era però altrettanto giusto e necessario evitare che questa semplificazione si traducesse nel far saltare ogni forma di controllo, non solo sul piano delle norme, della legalità, dei diritti del lavoro, ma anche sul piano della tutela ambientale, perché io credo che il Paese riparte se è in grado rapidamente di fare quello che è necessario, ma anche di farlo bene, nella giusta direzione. Senta, per quanto invece riguarda diciamo così, qualcosa che non è dentro questo pacchettone, ma che ci richiama alla semplificazione, che è il lavoro giovanile, quindi prima del suo ingresso si stava parlando del decreto dignità, no? Delle famose clausole, insomma di qualcosa che resta e che in questa fase inevitabilmente anche e soprattutto di crisi non aiuta. No, non sono d'accordo, io non credo che non aiuti che sia questo il problema del lavoro. Sono ormai diversi decenni che in questo paese ogni volta che c'è un problema legato all'occupazione, purtroppo questo accade molto frequentemente da molto, troppo tempo, la discussione si concentra attorno alle regole del mercato del lavoro, aumentare la flessibilità, ridurre i vincoli. Io non credo che questo sia il problema in nessun modo, anzi la verità è che l'estrema rottura di ogni vincolo rispetto ai contratti di lavoro in questi anni ha provocato non un aumento dell'occupazione, come si è visto, ha aumentato un peggioramento della condizione occupazionale, un aumento estremo della precarietà, del lavoro povero, del lavoro sottopagato e sfruttato, e questo è del tutto sbagliato, è anche inefficace. Guardate, non è soltanto una questione di giudizio politico, etico, valoriale, i diritti, perché sui diritti sono sempre tutti d'accordo, tutti e tutte naturalmente, il punto è anche l'efficacia delle norme. La verità è che non è quella la strada per costruire nuova occupazione si attraversa mettendo in campo investimenti, massicci investimenti pubblici che abbiano una direzione precisa, che siano fondati su una politica industriale, su un'idea di che cosa dobbiamo produrre, di che cosa abbiamo bisogno, ma anche si percorre in questo momento, per esempio, rafforzando complessivamente il sistema pubblico, dal sistema sanitario nazionale alla scuola, alla ricerca, ma perfino alla pubblica amministrazione. Noi discutiamo molto delle lentezze della pubblica amministrazione, l'ho detto molte volte, ci sono lentezze che sono legate a un eccesso di norme, spesso confuse e difficili da applicare in modo semplice e rapido, però ci sono lentezze anche dovute al fatto che noi abbiamo una pubblica amministrazione che continua ad avere pochi lavoratori e lavoratrici rispetto per esempio ad altri paesi europei, una pubblica amministrazione tendenzialmente anziana, quindi probabilmente generalmente meno abituata a usare per esempio gli strumenti che offrono le nuove tecnologie. Dunque anche su questo terreno in questo momento si può costruire una risposta anche di carattere occupazionale alla crisi che stiamo affrontando. Quindi per quanto riguarda però il decreto dignità, lei dice sostanzialmente è un passo avanti, va bene così. Se qualcuno pensa di togliere le causalità, di togliere, sì, è un errore. Io penso che sarebbe un errore. Io penso che il decreto dignità, che lo ricordo, è stato fatto da un governo al quale io mi opponevo in modo molto netto, ma che ho considerato per molti aspetti un decreto che andava avanti nella giusta direzione. Io credo che toccarlo su quel fronte sarebbe un errore.